possiamo rappresentare la storia della vita sulla Terra come una specie di albero fittamente ramificato, di cui l'uomo è solo un rametto. Chi è stato il primo a capirlo? Charles Darwin nasce il 12 febbraio 1809 a Shrewsbury, in Inghilterra. Fin da ragazzo dimostra la sua passione per la natura, passando il tempo all'aria aperta, alla ricerca di rocce, minerali, piante e insetti, e imparando a riconoscerli. Ma il padre, il medico Robert Darwin, ha già deciso per il suo futuro. Nel 1825 Charles va a Edimburgo a studiare medicina. Annoiato dalle lezioni e incapace di sopportare la vista del sangue, dopo due anni infruttuosi, il padre lo iscrive all'Università di Cambridge perché diventi pastore anglicano. Anche a Cambridge, però, continua a studiare scienze, in particolare la geologia, e diventa uno stimato naturalista. Nonostante lo scetticismo del padre, Charles riesce a imbarcarsi come naturalista a bordo del brigantino Beagle, che nel 1831 salpa per una spedizione cartografica di 5 anni in America Latina. Osservando la fauna e la flora del Sud America, Charles comincia a chiedersi se anche le specie viventi possano cambiare nel tempo come accade al paesaggio geologico. Raccoglie migliaia di campioni e pagine di appunti e, al ritorno, si mette al lavoro. Per esempio, perché nell'arcipelago delle Galapagos, su isole diverse, si trovano tante specie e sottospecie diverse? Nel 1859 Darwin lo spiega nel libro L'origine delle specie. La vita si evolve e tutti gli organismi derivano da un antenato comune. Le specie si moltiplicano. Il cambiamento avviene gradualmente per selezione naturale. Questo nocciolo della teoria dell'evoluzione, dopo più di 150 anni, è ancora valido. Come ha detto il biologo Theodosius Dobzhansky, nulla ha senso in biologia se non alla luce dell'evoluzione.